bentornati a tutti amici o benvenuti faccio partire le registrazioni poi possiamo andare benvenuti o bentornati a tutti carissimi questa è credo la terza puntata del ciclo di catechesi dedicato ai novissimi. Siamo entrati la volta scorsa nel vivo del primo di questi punti che ci attendono per essere compresi e meditati, che è appunto la morte. Dopo un'ampia introduzione abbiamo visto i principali passaggi biblici che narrano il problema morte da dove viene. E abbiamo già imparato con le prime... Quindi approccio a queste letture che con la morte Dio non c'entra niente, Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi. Abbiamo sentito eh, affermare chiaramente dal Libro della Sapienza che di fatto è un commento e una glossa a quanto la rivelazione narra essere avvenuto con il peccato originale, la minaccia della morte combinata da Dio all'uomo qualora avesse peccato e la realtà della morte dopo il peccato. Sei polvere e in polvere ritornerai. Tema che poi San Paolo, nelle Lettere romane, come abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo chiuso con queste considerazioni. Nel capitolo 5 e nel capitolo 6 afferma esplicitamente, quindi in maniera abbastanza inequivocabile e incontrovertibile, il nesso, la relazione tra il peccato e la morte. Abbiamo già accennato a tutte quante le implicazioni presenti in questa grande verità. Perché, se il peccato è la causa della morte corporale, che è il sommo male in questo mondo, cioè tra i mali che si chiamano in teologia fisici, Ah, la morte è il peggiore di tutti. Tutti sono terrorizzati dalla morte. Tutti cercano di esorcizzare il problema morte. L'abbiamo visto la volta scorsa. Molti cercano di esorcizzarlo. Eh, ma la morte è una realtà. E se la morte viene dal peccato, il peccato è qualcosa di molto grande. Ma non solo la relazione peccato-morte non si chiude, si cioè, è finito ormai. fatto peccato originale, è data la morte. Quindi la morte. È una realtà ormai diventata ineluttabile, però a questo punto, se faccio qualche altro peccato, la morte resta lo stesso, quindi la posso fare tranquillamente. È eh no, è eh proprio no, perché il peccato è causa della morte fisica, anzitutto, e questo è il peccato originale, in particolare. Ma ogni peccato dell'uomo, quindi ogni peccato attuale. È causa della morte, potremmo definirla ontologica, forse una parola un po' non proprio del tutto adatta, perché ma la morte dell'anima, sì, è corretto. Perché l'anima muore quando perde la grazia di Dio e la grazia di Dio si perde con il peccato appunto che si chiama mortale. Perché il peccato si chiama mortale? perché produce un'ulteriore morte, una morte, attenzione, più grave della morte fisica. Perché la morte prodotta dal peccato attuale che noi commettiamo in questa vita insegna la Chiesa ha come effetto questo che qualora la morte corporale sorprenda l'anima in stato di morte alla grazia, le parole di Gesù nel, nell'Apocalisse, no? Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Se ti trova in questo stato la morte, e poi c'è un problema grosso. Perché c'è una terza categoria di morte, che è la morte eterna. Quindi quando noi diciamo morte, dobbiamo subito specificare: ma di che morte stiamo parlando? Di morte corporale? Questa San Francesco addirittura la chiamava sorella, quindi siamo sicuri che questa morte corporale sia il male assoluto? Poi c'è la morte innescata dal peccato cosiddetto mortale, che è la morte dell'anima, è l'anima morta alla grazia che ha perso la grazia santificante ricevuta nel battesimo. E poi c'è la morte eterna. Questo è il sommo male da temere, la morte eterna. Non la morte corporale, ma la morte eterna è un male conseguenza. Quindi non è che dici se io temo la morte eterna, essa starà lontano da me perché la evito. No. Se temi la morte eterna, questa non starà lontana da te. La morte eterna starà lontana se tu temi, di offendere Dio se tu temi il peccato, lo temi nel senso che ne stai alla larga come dalla veste bubonica. Insomma, in poche parole, per noi figli di Dio il problema non è la morte: la morte non è un problema. Il problema è il peccato, quello è il sommo male. Faccio qualche pausa perché quando faccio queste affermazioni noi dobbiamo assolutamente confrontarci con queste. Io non sto adesso, cioè, eh, non sto assolutamente formulando mie opinioni personali o mie idee. No, no. Basta dire il catechismo della Chiesa Cattolica, adesso lo, 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 lo vedremo qualcosa, no? O i documenti autentici del Magistero autentico della Chiesa, prima fra tutti il Consiglio di Trento, che vedremo anche questo adesso. Ecco perché i santi, penso che lo sappiamo, avevano come slogan la morte ma non il peccato. Oppure, oggi è la festa del. Il grande San Gennaro, martire, come fa un martire a morire? Martire? Se la morte fosse il sommo male, ma nessuno morirebbe martire, ma la morte non è il sommo male: perché per un figlio di Dio, la morte addirittura può essere oggetto, se si tratta di morte gloriosa, come nel caso del martirio. Oggetto addirittura di desiderio, noi non ci rendiamo conto perché oggi siamo, ahimè, una masnada di miscredenti. E Dio voglia che non mi ci debba mettere pure io dentro questa questa masnada per una fede non perfetta o, o languida. Dio me ne scampi e liberi. Speriamo di no. Ma quando la fede c'era. Morire martire era oggetto di desiderio, di preghiera addirittura. Anche qui cioè, dobbiamo sempre chiederci quali risonanze interiori mi, producono, mi produce la rievocazione di queste affermazioni, cioè di queste constatazioni. Anche questo basta, basta andare a leggere gli atti dei martiri, sono pubblicati, sono, quindi non c'è neanche il martirologio romano per chi volesse andarsi a fare un'istruzione. Quindi non è che tutto tranquillamente tracciabile e documentabile. E io che penso dinanzi a questo? Ora, Concilio di Trento. Sapete che il eh, nostro peccato morte. Eh, ma anche tutta quanta la teologia del, del peccato originale era stata una delle questioni ampiamente stravolte dalla teologia, prima luterana, e poi, evidentemente, attraverso vari ro, rami, forme e, e, e modalità più o meno distinte, però nei concetti essenziali c'è poco da distinguere, no? Il concilio di Trento, quindi, combattendo l'eresia luterana, afferma: chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e la giustizia nelle quali era stato creato ed è in corso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di Dio e quindi nella morte che Dio gli aveva prima minacciato e con la morte nella schiavitù di colui che in seguito ebbe il potere della morte, cioè il demonio. E che Adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo sia anatema. Le formulazioni del, del, del concilio tridentino, come di molti concili classici, diciamo così, specialmente quelli dogmatici, eh, si esprimevano sempre in termini molto molto apodittici e perentori. Questa è la verità cattolica. Cattolica non è che significa che... È una delle tante verità, la verità cattolica è la verità, perché noi seguiamo quello che ha detto io, sono la verità, e nella Chiesa c'è la, la verità, non una verità. Queste, questi rischi causati da una malattuazione mala o malcomprensione del dialogo interreligioso, la verità cattolica non sarà mai una verità ma è sempre solo la verità diverso dal discorso che tu non puoi imporla a tutti abbastonate questo è un altro discorso questo qui ma non poterla imporre abbastonate non significa abdicare dal dire questa è la verità per farla prova ci vuole un atto di fede, ci vuole una conversione. Però la verità bisogna dirla, amici miei. Ora, per chi c'è qualche allergia al colcino di Trento, perché pare qui che tra le forme moderne di, aller di allergia, pregate per me perché a me è cominciata adesso a risorgere la mia, quindi speriamo che non facciamo qualche cinematografo in diretta o durante la catechesi, con Starnuti a retrocarica con propulsione interna. Speriamo di no. Però, siccome va di moda scaricare eh, il Consiglio di Trento e per carità la peste bubonica, prendiamo due citazi una citazione del Consiglio Vaticano II e una del Catechismo della Chiesa Cattolica, su cui dovrebbero essere d'accordo tutti. Gaudium et spes 18 dice che la fede cristiana insegna che la morte corporale dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato. L'immortalità, secondo la sana dottrina cattolica, infatti, era uno di quei doni liberamente elargito dall'Altissimo, si chiamano i doni preternaturali, cioè quelli che superano le condizioni naturali della creatura e che avrebbe conservato l'uomo solo se non avesse peccato. È evidente che avendo peccato, perso questo dono preternaturale in questa vita, ma questo dono potrà essere acquisito non solo un, un giorno ma in forma molto molto più perfetta perché appunto la risurrezione della carne Cristo risuscitato dai morti non muore più quindi non rende come dire immortali per grazia cioè quando speriamo di partecipare alla risurrezione nella gloria vedremo a suo tempo che la risurrezione non è a senso unico eh. la risurrezione è per la gloria o per la condanna per la gloria, la morte sarà ingoiata per sempre, dice la, casa, la Sacra Scrittura. Vuol dire che non c'è più potere su di te, non morirai mai più. E noi dobbiamo confrontarci con queste cose, amici miei, perché se uno non ci crede, eh, il discorso è bello che è finito. Lo possiamo finire qui. Il catechismo della Chiesa cattolica al 1808, 1008, non 1800 nel senso di abbreviazione di 1800, proprio il numero 1808, afferma, interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura e della Tradizione, il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Sebbene l'uomo possedeva una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai segni di Dio Creatore ed entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Questo lo si trova scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica nel 1000, numero 1008. Non neanche nel catechismo sappiodesimo. Catechismo della Chiesa Cattolica. E se su questo non sono tutti d'accordo io non ho proprio a che fare, nel senso no, che non, noi non possiamo stravolgere la Chiesa o il suo patrimonio. Non si può, chi lo fa si mette fuori anche se rimane ancora dentro e poi verrà un giorno, eh, insomma, in cui eh, si andrà a rispondere di quello che si è fatto come vedremo anche durante questo ciclo di, di catechesi. A Domine Dio, il quale questo non dimentichiamolo mai, non fa preferenze di persone. Diciamo: Ah, no, ma io sono un prete. Quindi, ah, no, ma io sono un vescovo. Quindi, ah, no, ma io sono un cardinale. Quindi, pensate a certi personaggi che Dio li abbia in gloria. Insomma, speriamo che si possa augurare questo senza ecco, eh, offendere il Signore. Alcuni papi, insomma, hanno veramente non lasciato a desiderare di più, di peggio. li sono stati giudicati da, da Dio anzi più si va in alto dice il libro della sapienza più il giudizio sarà rigoroso quindi lo stare in alto non è un'esenzione capite come ah, io siccome comando io a me Dio non mi giudica e sottoscrive tutto quello che faccio no no, no. mi dispiace ma la verità bisogna sempre dirla quindi Fissiamo bene che la morte è conseguenza del peccato e i tre tipi di morte, quindi la morte corporale, la morte dell'anima e la morte eterna. Ora, la morte non ha avuto l'ultima parola perché a un certo punto è successo che è venuto sulla terra il nostro Signore Gesù Cristo e la sua opera culmina nella vittoria sulla morte e sul peccato, dirà San Paolo. Ha vinto sulla morte e sul peccato. Leggiamo anche qui, anzitutto, qualche testo biblico veramente... Di riferimento fondamentale, qualche cult su questo tema e cioè anzitutto la lettera agli Ebrei, 2, versetti 14 e 15. Allora, è un passo molto, molto famoso e molto importante. Leggo con la traduzione della CEO ovviamente del 2008. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne e anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che è della morte ha il potere, cioè il diavolo. E liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Questo è il primo grande brano che parla di questo argomento. La morte come conseguenza dell'esercizio del potere di Satana che l'ha, come dire, instillata attraverso il veleno del peccato. Voi sapete che per comprendere come la morte corporale non sia tanta questa tragedia non sono mai passati per la morte corporale, non serve per loro morire. Lucifero non è mai morto. Non è mai morto. E quindi può essere un grande problema la morte corporale? Credo che tutti quanti siamo d'accordo, sempre se rimaniamo nell'ambito della dottrina cattolica, che <ride> la dannazione esiste. Che la morte eterna esiste, eh? E questa è la seconda morte. Lo stagno di fuoco, scrive San Giovanni nel libro dell'Apocalisse. E coloro che non erano scritti nel libro della vita andarono incontro alla seconda morte. E questo è lo stagno di fuoco. Stagno di fuoco. Per il diavolo non c'è la morte corporale, ma lo stagno di fuoco, eh, da voi che ci sta dentro. Eh, allo stagno di fuoco. Quindi, questo teniamolo ben presente: la morte è per noi mortali, cioè che siamo fatti di carne e di sangue. Si legge nella lettera agli Ebrei: essendo fatti di carne e di sangue, era possibile incorrere attraverso la morte. E quindi attenzione, cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo? Noi queste cose dobbiamo capirle, figlioli miei cari, eh. dobbiamo capirle nel senso che dobbiamo focalizzarle perché la nostra fede sia una fede capace di rendere ragione, ma sia una fede anche solida. Perché Gesù Cristo è morto in croce? non ma, ma, Siete mai chiesti, Gesù Cristo è morto in croce per salvarci dal peccato? Ma... E perché, uno potrebbe dire. Immaginate che ci fosse una persona che non è credente, viene dato dei dice tipo, oh, voglio diventare cristiano, voglio battezzare, voglio diventare cattolico. Fammi capire, ma perché Gesù Cristo è morto in croce? Allora, perché ha fatto due cose. Due. Ha preso su di sé, come diciamo ogni giorno durante la Santa Messa, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ma l'espressione togliere l'ha preso su di sé, l'ha distrutto nella sua persona, così ha tolto. Allora che cosa ha fatto su tutti i peccati del genere umano, dal primo all'ultimo? Ovviamente a cominciare dal peccato originale che pesa più di tutti, si sono scaricati sul nostro Signore, tutti, nella loro portata pestifera, mortale. E Gesù come ha fatto a, a distruggerli? Li ha presi, le conseguenze dei nostri peccati. Le ha pagate con infinita carità, dice Santo Ammaso d'Aquino. Oh, ma poi però c'era una conseguenza estrema, che è quella che è proprio ineluttabile, la morte. Il Signore della morte, il responsabile ultimo della morte, il responsabile prossimo siamo noi, ma il responsabile remoto e quindi il responsabile ultimo della morte è il diavolo. Ti vuole che sia? Quindi l'affermazione, ah ma se Dio esistesse non esisterebbe la morte, che non lo so, quando ero giovane qualche, qualche farfaglione, qualche chiacchierone lo andava blaterando, è una bestemmia grossa quanto una casa, ma è anche un, un fake, un falso grosso quanto una casa, perché il Signore della Morte... Il Signore della morte è il Diavolo. Non certamente domine Dio. Vi ricordate prima della passione Gesù? Che cosa dice? Adesso dobbiamo uscire. Viene il principe di questo mondo. Questo è il Vangelo di San Giovanni. E aggiunge: Egli non ha nessun potere su di me. Il Signore della morte su Gesù Cristo non c'era nessun potere. E perché? Perché? Punto interrogativo. Perché? perché era Dio? È troppo facile così, no? È troppo facile. Gesù Cristo era vero Dio e vero uomo. Allora, certamente, in quanto vero Dio, non c'è nessuna possibilità che il diavolo lo possa sottomettere. Ma in quanto uomo c'erano due carte da, da giocarsi, no? Il peccato originale, che figuriamoci se il nostro Signore l'ha contratto, ma c'era la possibilità del peccato attuale. Che il nostro Signore non ha fatto. E quindi egli non ha nessun potere su di me, zero. Ma proviamo un attimo a fare un'applicazione un po' eh, importante di questi principi, eh? Questo è un ciclo di catechesi, cioè io vorrei anche che voi capiste come eh, le grandi verità di fede sono tutte quante interconnesse. Il diavolo non ha potere su Gesù, perché? E sulla Madonna, perché? Perché senza peccato. Ma che significa? Significa che il peccato dà potere al diavolo su di te. E qual è la conseguenza di questo? Ma voi immaginate se una persona se le persone oggi ancora credessero che il marchio maledetto del peccato originale rende il concepito appena concepito schiavo di Satana, non è un'espressione oh, mamma mia, che razza di che dici: è schiavo di Satana, ma, ma che è? Ma che esagerazioni! Liberare colui che è soggetto a schiavitù per tutta la vita, si legge in questo passaggio detto dagli Ebrei. Liberarlo. Allora col battesimo, noi non siamo liberati dalla morte corporale. Perché quella come conseguenza il Signore ha stabilito che dobbiamo pagarla tutti, a prescindere dal fatto che ci battezziamo. Però che cosa cambia dal battesimo in poi? Eh, cambia che dal giorno del battesimo in poi il diavolo che ha avuto fino a quel momento potere, perché quella, quella povera creatura, cioè il peccato originale. Abbiamo letto nei giorni scorsi, facciamo una parentesi, Durante una veglia di preghiera una bellissima testimonianza è il testo del padre Bammonte, la Vergine di Maria, il diavolo negli esorcismi, dopo a un certo punto il diavolo vomita, quindi canta, dice ma tu come mai che non hai avuto nessun potere su di me, non ci ho mai avuto nessun potere su quella lì, ma nessuno, dice lui. Perché? Perché non c'avevo nessun appiglio. Do, 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 dove dove lo esercito il potere? Quella era una fortezza inespugnabile. Dove lo esercito? Il peccato originale non c'era. Non ha commesso nessun peccato, non c'è neanche la macchia del peccato. Che, 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 che cosa gli faccio? Ma voi capite quanto è importante quando uno capisce queste cose. Perché se non c'è nessun potere su Gesù Cristo, perché non c'è il peccato? Come faccio io a fare in modo che il diavolo abbia meno potere possibile su di me? Zero, non è possibile. Ma meno potere possibile, meno forza nelle tentazioni, meno possibilità di procurarmi male di origine malefica. Come faccio? Che devo chiamare qualcuno che si inventa chi lo sa quale formula strana per proteggermi con qualche magicissima benedizione dai poteri del diavolo attenzione non sto sminuendo il potere delle benedizioni sacerdotale lo dico sempre quando dico queste cose qui eh. anzi fareste molto bene se trovaste qualcuno a farvi benedire più possibile supposta evidentemente un vostro impegno nella vita di grazia perché le benedizioni sono degli strumenti formidabili sono, sono non sono sacramenti ma sono sacramentali Il potere che il diavolo ha su di te è tanto quanto tu gliene dai. E guarda che se dai potere a quello lì, sono guai, grossi. Più si pecca e più lui aumenta il potere. E attenzione, più aumenta il suo potere, più è difficile svincolarsi dalle sue catene. Perché ricordiamo anche bene un'altra cosa, eh. questo lo spiega benissimo Santo Ammaso d'Aquino, tu fai un peccato mortale, facendo un peccato mortale tu ti sei suicidato, perché è un suicidio nella vita della, della grazia, e amici, conoscete qualcuno che si è suicidato e poi è tornato in vita per virtù propria? Eh? Conoscete qualcuno? In questi giorni, chi va messa tutti i giorni avrà ricorderà, eh, che è stato letto il Vangelo della resurrezione del figlio della vedova di Nain, ma quello non è risolto per virtù propria, quello l'ha risolto qualcun altro. Quindi, se un suicida è morto e non torna in vita. È un suicida dell'anima secondo voi? Cioè io posso dire, vabbè, ma faccio una bestemmia, dico una bestegna. Poi però domani mi vado a confessare, rientro in grazia, c'è cioè, il suo problema, il problema c'è. Cioè. Oppure, peccato un pochino più attraente, vado a far commettere qualche impurità perché insomma mi sento un po' un po' su di giri. Tanto poi mi confesso. Guardate che il diavolo è veramente tremendo. Tu non puoi fare questo discorso qui, ma non soltanto perché è un discorso che il Signore non accetta mai: perché il Signore non è morto in croce versando tutto quanto il suo sangue e lasciandoci il sacramento che è per questo, perché io irrido o abuso della sua bontà dicendo vabbè, oh, tanto c'è la confessione, pecchiamo e dopo andiamo a confessare. Non funziona così, non funziona così, amici. Gesù è morto perché chi cade, perché è vinto dal diavolo, perché è debole in qualche peccato mortale, possa uscirne fuori. Ma non ne esci con le gambe tue, non ne esci con le gambe tue. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa, cioè andarti sinceramente a confessare dopo che hai commesso un peccato, sappi e ricorda che è una grazia dell'Altissimo. Qualcuno ha pregato e ha fatto sacrifici per te. Perché per quanto sta in te, tu eri morto. E Dio non ha nessun dovere di ridarti quella vita che colpevolmente hai perso. Perché eri stato avvertito. Non fare questo, non fare quest'altro. E se dici: ma io non conoscevo i comandamenti, dico: no, 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 no. I comandamenti forse non te li ricordi tutti, non li hai approfonditi, già questa è colpa. Ma noi abbiamo un comandamento vivente e che parla H24 dentro il nostro cuore e che dobbiamo imparare ad ascoltarlo di più. Perché quasi nessuno lo fa, che è la coscienza, che va esaminata per vedere almeno per quanto ne sono consapevole, siccome quanti peccati ho fatto anche oggi, o prima che mi vada a confessare, no? Quindi, allora, per chiudere questa, questa, questa parte, no? Se io credessi veramente che il peccato è, la causa di tutti, i mali è la causa della morte, della morte dell'anima, è la causa del potere che il diavolo prende su di. Cosa significa? Sapete cosa significa? Quando, quando, quando il diavolo prende potere, ma il diavolo non è mica come Dio, eh? Ah, il diavolo è un tiranno, il diavolo è un dittatore, il diavolo è un, eh, che è cattivo. Se lui prende potere sulla tua anima, lo sai che cosa serve questo? Sì, a farti del male. Anche in questo mondo. E tu dici, ma Dio sta a guardare, no, Dio non abbandona per grazia e per misericordia quella creatura. Le darà presumibilmente, a meno che non ci sia veramente una situazione borderline, opportunità ulteriori di conversione e di grazia. Ma questo non deve diventare uno strumento con cui il peccatore dice, vabbè, tanto, e quindi posso confessarmi tutte volte che no. Il sangue di Cristo non è acqua, noi non possiamo mettercelo sotto i piedi. Vuoi stare alla larga dalle, dalle, dalle conseguenze del peccato, dalle disgrazie, dalla morte, dalla disoccupazione, da che ti viene qualche brutta malattia di cui sei tanto spaventato e chi lo sa che succede quando mi viene. Attenzione, il potere del diavolo su di noi dipende da noi. Allora, andiamo avanti che c'è un altro brano significativo ed è il seguente. Primo Corinzi 15, Prima lettera Corinzi 15, versetto 3. Lo leggiamo insieme. Gli ho trasmesso quindi, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati. Spero che dopo questa sera capiamo un po' meglio questa, questa cosa, no? Il peccato è la causa della morte. Io prendo la morte, mi faccio distruggere dalla, dalla morte, perché distruggendo la morte, distruggerò anche la causa della morte. Disattivo. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Ecco la vittoria sulla morte apparve in seguito e ai 12. Cedite perché è così importante la risurrezione di Cristo, che è certamente è la verità principale, più importante della nostra fede? E capite perché San Paolo scrive anche questo che va messo tutti i l'abbiamo sentito qualche giorno fa? Ricordate che se Cristo non è risorto, la nostra fede è vana. E che cosa aggiunge? Voi siete ancora nei vostri peccati. Perché se Cristo non è risorto, la morte che, con il la morte che è la conseguenza, con il peccato che ne è la causa, non sono stati vinti. E quindi siamo ancora tutti soggetti in schiavitù. Tutti quanti. Ma così non è. E poi, sempre di San Paolo, abbiamo la lettera ai Romani 5, 17, i versetti 17 e 21. Prendiamo subito. Infatti, se per la caduta di un solo uomo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia. E del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Non solo. Versetto 21. Come regnò il peccato nella morte, attenzione così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. Allora, diciamolo subito in due parole. Chi è il cristiano? Il cristiano è colui che, come tutti, passa per la morte corporale perché quello è un prezzo da pagare post peccato originale. Ma il cristiano non sta nella morte dell'anima. Come ha regnato il peccato, così ora regna la grazia. Io i peccati non li faccio. Attenzione ai peccati ad occhi aperti: i peccati grossi. Perché noi al tempo stesso dobbiamo ricordare, con l'offertorio della Messa antica. Che innumerevoli sono i peccati, le offese e la negligenza che commettiamo dalla mattina alla sera, e che queste sì, che dipendono dal retaggio della condizione di natura decaduta che ci portiamo dal peccato originale, ma un peccato grave non si fa. I peccati impuri non si fanno e si possono non fare: non è vero che non si possono non fare. Le bestemmie non si dicono, le volgarità non si dicono per nessun motivo al mondo. La vita umana va rispettata dall'inizio al termine del concepimento. Sto facendo alcuni esempi di peccati molto gravi. L'idolatria, l'idolatria va fuggita come dalla peste bubbonica, sia l'idolatria in senso stretto, quindi adorare gli idoli, sia l'idolatria spirituale, adorare gli idoli del mondo. Un cristiano non può stare, non può essere un, un, un avaro in senso forte, cioè uno che sta così tanto attaccato ai soldi, che non pensa ad altro, che non parla di altro, che sempre guarda pure i 5 centesimi e non dà manco una lira di, 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 di elemosino di carità. Ma questo non è cristiano. Regni anche la grazia con la giustizia e con la vita eterna. Allora, noi... La morte corporale sì, ma la morte dell'anima no. E la morte eterna tanto meno. Non dipende questo soltanto, niente di tutto questo dipende soltanto da noi. Ma noi dobbiamo metterci la buona volontà però, eh, amici miei. Sant'Ignazio, l'ho detto infinite volte, diceva sempre, Sant'Ignazio di eh, non Sant'Ignazio di Antiochia, fate come se tutto dipendesse da voi sapendo che nulla dipende da voi. Questo perché? Perché come ha regnato il peccato nella morte? Noi siamo stati battezzati. Così regna anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù nostro Signore. Alla luce di queste cose, io mi chiedo, l'ho detto in tantissime catechesi, però eh, ripetita a Juan, ma con che razza di coraggio i, i genitori di oggi, perché sono genitori di oggi che la fede non ce l'hanno più, fanno stare un ragazzino mesi senza il battesimo? Anni a volte, io non, io non una volta solo ho battezzato bambini che già camminavano da soli e già parlavano, proprio segno dei nostri sciagurati tempi. Ma chi è se credesse veramente che dove c'è il peccato c'è la morte? E se c'è stato il peccato originale, lì c'è sta la morte. Ma chi è che non si sbriga ad andare a fare la torre il più presto possibile? Così, Dio non voglia che uno commetta un peccato mortale, ma che aspetta aspetti ti confessa. Subito, io sempre ho sempre detto ai fedeli, non fa quasi nessuno, che per le confessioni disponibili di giorno e di notte, cioè facciamo un esempio, sto facendo la, la diretta, supponiamo che una persona si attaccasse al citofono che è attivo, no, magari se fa soltanto una citofonata non gli rispondo perché... Ma se una persona si attaccasta adesso al citofono vuol dire che c'è un'urgenza, c'è qualcosa di grosso, sta morendo qualcuno, o, o vuole confessarsi? Allora vi direi subito, amici, quanto stiamo, siamo a 42 minuti. Lexio brevis, catechesi finita, mi chiamano a confessare. Io vado. Perché, se quello poverino sta in stato che ha perso la grazia, prima recupera meglio è. Ma no, chiamiamo domani mattina al parroco adesso andiamo a dormire. No, non ho chiamato domani mattina, vieni subito. Vieni, certo. Se mi interrompi una carichesima, mi chiamare tutte notte, veni di che hai detto che non so, le bugie di scusa, o che hai fatto qualche atto di superbio, o che c'è avuto qualche scatto di impazienza. Magari questo si può aspettare domani mattina. Quindi, non notiamo la chiarezza qui, siamo ancora alla, alla rivelazione, ho soltanto fatto un accenno a un canone del Concilio di Trento e al a un documento del Concilio Vaticano II e al Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi siamo ancora abbastanza in alto mare. E oltre a questo brano, 1721, eh, abbiamo visto gli altri due. 15 15.3 ed ebrei 2 14, 15 ora queste cose vengono come dire commentate chiosate ecco, se, si, se si passa a questa espressione un po' più aulica dal Catechismo della Chiesa Cattolica che nel numero 1009 dice anche Gesù il figlio di Dio ha subito la morte proprio della condizione umana ma malgrado la sua angoscia di fronte ad essa, egli l'assunse in un atto di, di totale e libera sottomissione alla volontà del Padre. Attenzione, eh? l'obbedienza di Gesù ha trasformato la maledizione della morte in benedizione. Allora, ma tutto quanto sto terrore della morte che gira adesso e che ha girato, ha girato, ha girato. Ma io domando e dico: ma da dove viene? Tutti terrorizzati della morte corporale. Ma c'è qualcuno che è terrorizzato della morte dell'anima? Che c'è molto da essere, c'è molto di più da essere terrorizzato della morte dell'anima. La risposta è no, perché se ci sono il 70% delle coppie. Siamo arrivati, credo, a, a numeri di questo genere. Non ho sondaggi, non c'ho ma vedo, vedo quello che vedo. Non c'è, ormai io, guardate: ogni persona, anche io, Cristo è una chiesa d'arte. Quindi vengono a chiedere i matrimoni, di sposarsi. Vengono sempre in due, ma vengono sempre col, col ragazzino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che stanno convivendo. Questo è un peccato mortale, non è un peccato di gola. E loro stanno tranquilli con. Ma Zero, però perdonatemi, quando c'erano ancora le restrizioni, 400.000 mascherine fino a sopra i, i, i capelli. N non voglio fare polemiche di questo genere, ma questo che significa? Significa che della morte corporale, terrore, della morte dell'anima, zero. Se ti trovi in questa situazione, ora io capisco anche, l'ho detto tante volte, che adesso stiamo in un contesto storico in cui queste cose sono come dire. Eh, assolutamente eh, all'ordine del giorno, sono diffusissime, per cui io non mi sostituisco certamente al giudizio dell'Altissimo che eh, valuterà personalmente quanto questa coppia è responsabile, fino a che punto, fino a che grado, insomma, no che tasso ci aveva di consapevolezza, quanto avrebbe dovuto essere formata e informata. Questo sono tutte tante cose che rilasciamo il nostro Signore, non ci interessano a noi. Non si tratta di giudicare la persona o le persone, ma si tratta però di cogliere alla luce di queste cose in che razza di ambiente stiamo vivendo e chi è che ci avrebbe paura della, della morte eterna? Ve lo dico io, nessuno o quasi a un parco. Arrivano tante cose, no? specialmente in un piccolo centro, e io che ho da confessarmi, che mi devo confessare? Ma che faccio? Ma io sono tanto bravo, io quando muoio vado, vado, vado in paradiso prima, prima di tutti, prima di quelli che vanno a messa la domenica, figurate. Sapete quanta gente che pensa questo? Tanta, ve lo dico, tantissima. Molto più di quanto noi pensiamo. Quindi, paura della morte eterna. Qualcuno addirittura pensa che non, dice, dice che non esiste, ma voi capite che criminali che sono. Chi nega queste verità di fede e illude i fedeli che queste cose siano favole da medioevo, non c'è altro termine per, 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 per definirlo che criminale, perché i criminali sono, sono, sono banditi, no? per esempio i criminali sono quelli che ammazzano la gente scusate ma è più facile, è più grave ammazzare una persona o oh. che è un grandissimo male, no? Sarà sicuramente gravissimo, non, 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 non mettiamo in paragone, ma scusate, ma ammazzare l'anima? O, come dire, se, 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 se non dico che, che l'ammazzi, potresti risorgerla, perché le anime, le morte alla grazia tu dici Gesù è risorto, è una risurrezione continua, perché se te la fanno buona confessione come Dio comanda, tu risorgi, subito. È la prima risurrezione che è preludio e figura della seconda risurrezione. E un cristiano come si relaziona nei confronti della, della morte? Tu, io, quando pensi alla morte, a che pensi? E ripeto quello che, che dico in continuazione: mettili davanti a Dio. Sapete, le grandi meditazioni, o oh, se prendete anche, anche, anche la filotea di San Francesco di Sarno, nei, nei primi capitoli dove sono gli esercizi preparatori. A ah, state proprio tranquilli che una delle meditazioni obbligata a un cult è la meditazione sulla morte vada come sono fatte quelle, quelle meditazioni, se tu ti metti, immaginati il giorno della tua morte, come sarai arrivato? Ci avrai debiti da pagare? Ci avrai situazioni, eh, come so, di, di mancate riconciliazioni ancora non, non risolte? Scandali non riparati? Peccati non confessati? Queste meditazioni fatte da santi, San Francesco di Sal è passata la storia come il santo della dolcezza, quindi non certamente come il terrorista talebano. Andata a leggere la medita sulla, sulla morte di, Santa, di, di San Francesco di Sal. Eh, se, se la fa, io l'ho fatta tanti altissimi anni fa perché lessi la filotè e feci quella consacrazione alla vita devota. Stavo eh. in seminario e tutta questa cosa qua. Vatta va, va a fare quella meditazione sulla morte. Io me la sono fatta sotto quando, 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 quando la feci all'epoca. Perdonatemi, come dire, il, non è un francesismo perché non è un'espressione volgare, però è un'espressione diciamo, un po' feriale. Ecco, per, 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 per esternare, insomma, il fatto che non è che ti, ti fai, ti fai quella, quella meditazione e ne esci come, come ho cominciato, se la fai seriamente, ma manco per niente e che venga un pochino di salutare paura della morte corporale in quest'unico senso, solo in questo senso si può ammettere una paura della morte corporale, cioè io non sono pronto, se mi prende oggi me ne vado all'inferno, quindi Signore posticipami un po' la morte corporale in modo tale che me possa posso rimettere, ma solo questo però, questo sì, questo, questo va bene, Il resto no, la, la morte per un figlio di Dio. Ma è la, è, la, è, è, è la chiave di apertura di quella porta che è una vita che io ho desiderato che si aprisse. La porta della visione a faccia a faccia, la porta della visione beatifica. Certamente dovrò farmi un bel po' di purgatorio, un pochino. A meno che non mi sono dato molto da fare sul pianeta Terra. Eh. Perché se uno si dà molto da fare, il purgatorio riduce, si riduce di moltissimo. Dice, lo evito del tutto. Questo è molto difficile, ma non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Certo, non è che eviti del tutto il purgatorio semplicemente se eh, che ne so, eh, mangi un pochino più sapo in qualche giorno, che è un sacrificio certamente che il Signore gradisce, che va a scontro i peccati, però non è un gesto ascetico così forte, no? così eclatante. Rimaniamo con queste, con, queste, con queste considerazioni. La morte corporale, la morte dell'anima e la morte eterna. Si intitolerà così questa, questa puntata, no? Qual è, qual è quella che ci fa più paura? Provate a farvi questa domanda. Quale qual ti fa più paura? La morte e la grazia? No? La morte dell'anima? La morte del corpo o la morte eterna? Qual è che ti fa più paura di queste tre? Davanti a Dio, non davanti a me? eh? Poi, se qualcuno volesse fare la meditazione sulla morte, c'è cioè la filotea, se mi posso permettere, intanto, questa è una cosa del tutto, lo faccia che ti fa bene, ti fa bene ogni tanto. L'abbiamo visto, credo, nelle volte scorse, perdonatemi che la mia testolina purtroppo è, nelle cose che, che faccio è limitata. Grazie a Dio mi ricordo ancora le cose importanti su cui parlare, per ora, poi vedremo. Quindi l'importanza di fare questa, di, 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 di collocarsi, di mettersi. Tu che dici? Come stai dinanzi a questo problema? La gente, la morte la, la esorcizza oggi, non ci pensano, abbiamo già visto. Ma questo è, una, è un disastro assoluto. Bene, la prossima volta introduciamo soltanto. perché il tempo è quasi scaduto, se assolutamente non è il caso di aprire un altro argomento. però c'è un altro argomento molto, molto importante. Lo introduco così. cioè. la rivelazione del, nostro, del, del, del Nuovo Testamento, scusate, e la morte di Gesù, che abbiamo già accennato, che dovremmo approfondire. quindi. Queste due dinamiche ci svelano due cose sulla morte ulteriore. Uno che essa è espiazione del peccato. Ed è introduzione alla vita eterna, lo vedremo la prossima volta, io posso già accennare qualcosa. Cioè, se la morte è stata inflitta da nostro Signore come castigo estremo del peccato originale, è chiaro che la morte è un atto di espiazione. Nella meditazione sulla morte dici eh, accetto signore che morirò quando tu vorrai come tu vorrai allora che tu vorrai dice ma ci saranno le persone care ad assistermi quello che dio vuole ma mi daranno una degna sepoltura ma quello che dio vuole certo consiglio a chi non è molto amante di queste nuove pratiche, perché qui qua, a quanto pare vanno molto di moda di lasciare scritto da qualche parte, magari in un testamentino olografo, che non vuole per esempio essere cremato. Se no oggi con estrema facilità si va al forno. Eh? Quindi, espiazione dal peccato e introduzione alla vita eterna. Se ti dovessero dire c'è cioè, tre giorni di vita. Tu come reagisci? Tre giorni di vita non, non, non sta purtroppo tempo di andare a riparare troppi peccati. Però che fai, che fai? Dobbiamo chiedercele queste cose. Ripeto, questo ciclo di catechesi sarà importante perché ci pone dinanzi a delle realtà che è semplicemente folle non considerare ed è assolutamente invece fruttuoso farlo come stiamo cercando di cominciare a fare. Bene amici, vi saluto, vi ringrazio per chi ha seguito la diretta, anche stasera molto numerosi, e vi do come vi concedo la mia piccola benedizione, Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e dovunque, tutti vi protegge.